Senta, Presidente Paludetti, nel settore sta emergendo in questo ultimo periodo l'ipotesi di posticipare l'inizio dei saldi invernali alla fine di gennaio, in conseguenza del cambiamento climatico e quindi di un spostamento in avanti della fine della stagione fredda o diciamo dell'inizio della parabola discendente invernale che giustificherebbe dal punto di vista commerciale il varo della campagna. Sì, diciamo che noi abbiamo raccolto proprio alla base la volontà dei nostri associati della provincia di Treviso di posticipare i saldi, o meglio, di ricollocarli a un periodo, diciamo, di vera fine stagione. Si è ipotizzato la data del 27 gennaio. Questo perché noi, da un lato, abbiamo vissuto tutti questo cambiamento climatico anomalo, questo caldo che si è protratto anche a settembre, che è un mese di apertura di stagione e addirittura ad ottobre, addirittura con un risultato di meno 30% delle vendite sui nostri negozi, quindi un dato che sicuramente preoccupa e deve far riflettere. Il posticipo è stato poi, questa volontà è stata portata in regione e quindi adesso attendiamo anche, diciamo, su come si pronunceranno le altre regioni, perché, ripeto, i saldi rimangono un brand vincente, nel senso che muovono, diciamo, milioni di euro, permettono ai consumatori l'acquisto naturalmente con gli sconti, con i ribassi e quindi in maniera più favorevole, ma soprattutto fanno per il negozio liquidità e diciamo aiutano all'eliminazione del magazzino e quindi di rinnovare il magazzino Ma stesso. i negozianti sono, le associazioni dei negozianti sono d'accordo con l'idea di spostare in avanti addirittura di 3 settimane rispetto alla media, Sì, è all'inizio proprio dai consueta? negozianti che è manifestata questa volontà. Addirittura ci sono anche, diciamo, chi spingeva anche oltre, diciamo, già su febbraio. Quindi noi abbiamo cercato di mediare su una data, obiettivamente giusta, perché dobbiamo capire che i saldi, sì, funzionano, però ultimamente, appunto, con questi problemi, con tutta la cornice che c'è attorno, l'inflazione, l'accesso sempre più costoso al credito ordinario, il potere d'acquisto delle famiglie di tutti i ceti medi produttivi, sia lavoratori dipendenti che autonomi, che hanno visto ridurre, arretrare le proprie retribuzioni reali. Quindi, oltre al clima, diciamo, e quindi anche, scusi, minor propensione ai consumi, questo ha inciso tantissimo. E mi permetto anche di dire che i saldi sono nati quando non c'erano i centri commerciali, quando non c'era ancora il commercio online. Quindi è giusto che sicuramente lo strumento si usi, ma bisogna riequilibrare un po' il tutto.